Leggo perché ha una peculiarità che voglio mettere in luce, cioè quella della riconoscibilità e ricorsività dei percorsi. C'è una parte sempre per ogni sezione di analisi e comprensione del testo, centrato molto sull'analisi, ed una parte antologica in cui questo lavoro di analisi viene ripreso, ma affrontato attraverso la proposta di tematiche attuali, vicine alle esperienze dei bambini, le emozioni, ma non solo, la natura, gli altri, il mondo, il viaggio, la scoperta. Queste sono tutte cose che scoprirete leggendo, e vi suggerisco di immaginare il circolo virtuoso che si crea intorno a questo libro come un percorso che parte da una lettura di alta qualità, perché tutti i brani hanno questa caratteristica di essere brani di alta qualità letteraria, un circolo che parte dalla lettura di alta qualità, prosegue andando all'analisi e alla comprensione del testo e si chiude con gli stimoli legati alla produzione scritta, alla scrittura dei testi da parte dei bambini che possono essere letti e rispetto ai quali si può fare un lavoro di analisi e comprensione. Ma al centro di questo nodo c'è la lettura di qualità, che trova un respiro molto più ampio nel fascicolo di Leggo perché mi piace, brani autoriali selezionati dalla Biblioteca Raffaello, brani di qualità che coprono tematiche assai differenti e molto importanti, vicino alla sensibilità dei bambini e delle bambine, attenti agli aspetti sia di Agenda 2030, sia di educazione alla relazione, sia all'educazione civica. Sono brani sempre accompagnati da un'intervista all'autore o all'autrice, e rispetto ai quali c'è anche una parte audio da affrontare e conoscere insieme alla propria classe. Insomma, un'offerta a tutto tondo. Al centro, la lettura di qualità.